Il presidente cinese Xi Jinping ha proposto quattro principi da seguire per evitare che la crisi ucraina sfugga al controllo e per ripristinare la pace in tempi brevi nell'incontro avuto a Pechino col cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il network statale CCTV ha riferito che Xi ha detto di dare priorità al mantenimento di pace e stabilità rispetto ai guadagni egoistici, al raffreddamento della situazione, evitando di aggiungere benzina sul fuoco, alla creazione di condizioni per ripristinare la pace e lo stop all'inasprimento delle tensioni. Infine, la riduzione ulteriore dell'impatto negativo sull'economia mondiale. La visita arriva in un momento in cui l'Unione Europea è impegnata in un braccio di ferro con la Cina, che accusa di distorcere il mercato europeo inondandolo di prodotti a basso costo. Gli Stati Uniti hanno deciso di espandere le sanzioni contro la Bielorussia. L'ultimo pacchetto prende di mira la realtà che traggono profitto dalla guerra, dalla Russia all'Ucraina, tra cui un'azienda statale produttrice di macchine utensili, un'azienda di comunicazioni radio, una società di software. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 104 combattimenti sul territorio. In Donetsk un civile è rimasto ucciso durante i bombardamenti.